Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una Fiat Panda benzina metano del 2018, una vettura che ha percorso 77.000 km, è idonea anche per neopatentati, normativa di appartenenza è un Euro 6, quindi si va dappertutto. Adesso faremo una panoramica esterna, daremo uno sguardo agli interni e poi faremo una prova su strada. Partiamo come sempre da affrontare dove troviamo i gruppi ottici alogeni con le luci diurne e fendinebbia integrati. Monta delle gomme M+S del 15, battistrada è molto buono, cerco di farvelo vedere. Ok, carrozzeria in ordine, è un bianco brillante classico, 85 cavalli, la può guidare tranquillamente anche il neopatentato. Qui sul posteriore troviamo anche il sensore di parcheggio, che sono comunque sempre comodi, una guida molto alta grazie anche al discorso del montaggio del metano rispetto alla Panda classica. Guardate l'altezza. Igienizzata, lucidata, un passaggio di carrozzeria ovviamente lo fa sempre, quindi ovviamente è una macchina certificata e garantita. Motore bicilindrico, quindi motore piccolo, consuma poco. Adesso vi faccio vedere gli interni. Partiamo sempre dal lato guida. L'interno ovviamente è in tessuto. Le cuciture sono molto belle, come potete vedere già anche dal video. Non ci sono rovinature da segnalarvi, la macchina è stata tenuta molto bene, poi sono vetture aziendali, quindi hanno anche pacchetti di manutenzione inclusi. Non è una macchina super accessorata ovviamente, però ecco, climatizzatore, radio originale suo ce l'ha, ha il City, quindi la possibilità di avere il volante ancora più leggero, la regolazione in profondità dei fari, accensione dei fendinebbia, retronebbia classico, riscaldamento del lunotto e qua con il tastino della pompa della benzina praticamente si può commutare in benzina. Omologata a 4 posti. La capacità del bagagliaio comunque è buona, nonostante anche ci sia il discorso del metano, della bombola del metano sul posteriore ovviamente. È la classica Panda, sempre attuale, intramontabile, si va in giro dappertutto. I consumi sono bassissimi. Adesso facciamo anche una prova su strada. Perfetto, allora partiamo come sempre dall'interno dell'autosalone. Partenza regolare. Farò un video breve perché sinceramente non c'è tantissimo da dire, ormai la conosciamo tutti, la Panda la conoscono anche i sassi, quindi poi non è la super macchina accessoriata, però ecco, volevo fare un video giusto per farvi vedere anche che la macchina su strada va bene, non ci sono problemi, anche mi serve per chi ci chiama da lontano e quindi deve vedere il video della macchina su strada. Comunque al di là di questo, questa è una macchina che comunque consuma molto poco, come vi dicevo prima nel video di apertura, perché avendo questa funzionalità anche del metano scusate, vi permette di abbattere i costi di parecchio. Tenete in considerazione che abbiamo un 35/37 litri di capienza del serbatoio benzina, che vi permette di fare comunque circa 700 km. E poi abbiamo comunque il serbatoio
del metano che ha una capacità di carico di 12 kg. Per una percorrenza media tra i 300 e i 330 km, però ecco, diciamo che con un pieno di metano, quindi sui 12 euro più o meno, anzi qualcosa anche meno, perché mi sembra che siamo sull'euro, sì, sull'euro, comunque sui 12 euro, percorrete comunque 300 km, che affiancato ai 700 del benzina, cioè con un pieno con questa macchina qua fate 1000 km tra benzina e metano. Quindi voglio dire, macchina sempre attuale, si guida benissimo, guida molto alta, quindi per chi ha bisogno di avere una seduta alta, per chi ha bisogno di per chi ha l'esigenza di vedere fuori dalla macchina con uno specchio più ampio, ecco, questa qua è la macchina, la City Car, che va sempre bene e che comunque soddisfa tutte le vostre esigenze sicuramente. La può guidare tranquillamente il neopatentato, come vi dicevo prima. È una macchina con l'IVA esposta, quindi chi ha agevolazioni IVA oppure può usufruire dello scaricamento dell'IVA per le aziende, ecco, questa qua ce l'ha, quindi si può usare. 77.000 km percorsi, sensore di parcheggio anche sul posteriore, la macchina è stata tenuta benissimo, il volante è molto bello, non ha rovinature, non è una macchina che è stata maltrattata, per intenderci. Radio originale la sua, climatizzatore ovviamente c'è e avete anche i vetri elettrici solo sull'anteriore in questo caso, però ecco, la macchina va benissimo, quindi sicuramente non perdete tempo, il prezzo è buono. C'è la possibilità anche di fare finanziamento, quindi chiamateci sul nostro sito internet, su ranghettiauto.com, trovate tutte le informazioni complete del veicolo, con numero di targa, numero di telaio, c'è tutto insomma. Poi motore bicilindrico, comunque è leggermente più rumoroso rispetto ai classici, però assolutamente una macchina va benissimo. Anche se abitate, per dire, in zone un po' più di montagna, tra virgolette, quindi dove magari le strade sono un po' più accidentate, comunque la macchina è molto alta. Non avete nessun problema andare anche in quelle strade dove magari sono un po' più accidentate, quindi non avete assolutamente problemi di spostamento, perché ripeto, come vi ho fatto vedere anche prima, veramente la guida è molto alta. Bene, io direi che per questo video, anche se breve, giusto per farvi vedere anche un po' nel complesso tutta la macchina, è tutto, vi saluto e ci vediamo poi alla prossima presentazione, al prossimo video e alla prossima vettura. Ciao a tutti e buona giornata.